Buonasera cari telespettatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Focus Sanità. Come ben sapete in quest'ultimo periodo siamo di fronte ad una terza ondata Covid e nel corso dei diversi approfondimenti che abbiamo fatto finora in compagnia di diversi esponenti della medicina cercheremo questa sera di affrontare un'ulteriore tematica. Abbiamo visto come nella terza ondata anche i bambini risultano essere alcune delle vittime del Covid. Nello specifico affronteremo questa sera tale discorso creando una sorta di dicotomia tra quella che è stata la prima ondata di Covid relativa al marzo 2020 e quello che poi è accaduto nei, nei mesi successivi fino a giungere quasi ad un anno dalla pandemia e quindi alla data odierna in cui i bambini sembrano essere effettivamente delle vittime in maggior ragione di queste varianti. Parleremo in compagnia della dottoressa Giuliano che è la presidente presso il SIMPE Campania, dunque la Società Italiana Medici Pediatri Regione Campania di eh, una serie di problematiche che hanno interessato i bambini e nell'era pre-Covid e nell'era Covid. Dunque do il benvenuto alla dottoressa Maria Giuliano e la ringrazio di aver accettato il nostro invito. Buonasera dottoressa. Grazie a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Dottoressa possiamo partire dalle motivazioni che l'hanno spinta ad intraprendere un percorso simile? Eh, intende il percorso della pediatria. Eh, sì, sì mh, le motivazioni sono, sono, nascono, nascono tanto tempo fa quando giovane studentessa ho cominciato a frequentare eh, la clinica pediatrica, in particolare un reparto che è particolarmente eh, diciamo, toccante, che è quello dell'oncologia pediatrica, dove sono stata per circa 25 anni. Eh, da lì sì. e poi è nata tutta la, tutto il mio percorso. Dunque, da questo punto di vista, essere donna ha contato in questo lavoro? Eh, guardi, ehm, sicuramente, se noi andiamo a fare un'indagine epidemiologica, come si usa in questi periodi, ehm, in, in pediatria, eh, noi capovolgiamo un po' quelle che sono le tendenze negli. Gli altri, negli altri, diciamo, gli altri mestieri e nelle altre professioni e infatti siamo in maggior parte quasi tutte donne, quasi tutte donne diciamo c'è una percentuale maggiore rispetto agli uomini. Eh, sì, io credo di sì perché l'aspetto anche materno che avvicina di più insomma ai bambini può essere un aiuto. Quindi Però un... ci sono anche tanti, tanti uomini che sono dei bravissimi pediatri ovviamente. Beh, assolutamente. Crede che questo possa essere il normale segno di una professione che a lungo andare diventerà eh, sempre più femminile oppure ci sarà un'inversione di marcia? No, io non, io non indicherei una, cioè una, una questione di genere. Eh, diciamo che ehm, sicura, sicuramente le, le donne sono più eh, portate a determinati tipi di eh, professioni e quindi all'interno della medicina di specialità ovviamente. Però si stanno affacciando in altri eh, campi che erano al completo appannaggio degli uomini, m, molte donne valide. Mi, mi riferisco alla chirurgia, in particolare alla neurochirurgia. Insomma, anche se in percentuale sono poche, però eh, diciamo che la pediatria non ha mai sofferto di questo problema di genere, perché diciamo che in percentuale siamo molto più donne rispetto agli uomini. In generale potrebbe identificarmi i pro e i contro di questa professione? Eh, guardi, io non voglio sembrare <ride> una Wonder Woman, però eh, sicuramente sono tutti pro e eh, ci sono pochissimi contro in questa professione, specialmente nella specializzazione. Che io ho intrapreso, che molti colleghi insieme a me hanno intrapreso, perché um, rimanere, cioè la, lavorare con i bambini ti fa, um, eh, ha, ha un'altra visione, ti dà un'altra visione della vita, e in più uh, ti fa, sembrerà mh, insomma, diciamo che noi, io, io definisco i pediatri degli, degli eterni bambini, anche loro stessi, perché in particolare. Diciamo, si rapportano con, con l'età pediatrica e quindi automaticamente scendono al livello, mi passi il termine, dei bambini. Quindi rimangono sempre un po' bambinoni. Ecco. Lei rappresenta da questo punto di vista una professione che è diventata un punto di riferimento soprattutto per le istituzioni, per, le, per i media, per la scuola. Quali sono gli obiettivi al centro del suo mandato? Eh, guardi, io eh, in questo momento rappresento anche, sono la presidente della Simp, che è una società scientifica. Ed è la società italiana medici pediatri, in particolare una società scientifica eh, propria della medicina territoriale, quindi dei pediatri di libera scelta. E, e quindi, ehm, sicuramente, sicuramente noi stiamo facendo molto per, questa, cioè per, il, per il territorio, e eh, in questo particolare momento eh, soprattutto, cioè, eh, come, tutti, eh, come tutti quanti, devo dire, non è che, che è soltanto la Simpe che si sta muovendo ma sono tutte, tutte le sigle eh, che ruotano intorno alla pediatria. In generale se dovessi identificarmi quelle che sono le motivazioni primarie legate alla visita eh, dal pediatra per i genitori e per i bambini? Allora se noi escludiamo questo periodo critico e particolare, eh, diciamo che in tempi normali ehm, la pediatria di... Famiglia ovviamente è eh, curata ed è assistita da, da pediatri, quindi da specialisti che, oltre al, alla laurea in medicina, hanno anche mh, sulla, sullo, sulla loro, eh, diciamo, dalla, da, dalla loro parte dalla parte eh, professionale altri quattro anni di specializzazione. Eh, e Quindi, ehm, in particolare noi ehm, tendiamo a ehm, prevenire. Eh, più che curare, eh, la differenza insomma diciamo rispetto all'adulto. Eh, la prevenzione per noi è la, è la prima arma eh, nei confronti dei bambini. Ovviamente spesso e eh, come spesso capita eh, purtroppo anche in Italia eh, di questo c'è della gratuità diciamo dell'erogazione dell del... Eh, professionale, eh, qualche volta ci si, ehm, ci si lascia un po' andare e quindi ci sono delle, una percentuale di, di, di visite che sono particolarmente, cioè che sono inutili, che vengono definite eh, inutili, perché eh, vuoi l'ansia dei genitori, eh, vuoi, vuoi tanti motivi, insomma che non sto qui ad elencare, ehm, molto del nostro tempo è occupato da, da uh, patologie che sono uh, che, non sono, noi le definiamo non patologie, insomma, mi riferisco al raffreddore, alla, uh, insomma e a tante altre cose. Sì, Ma in, real, in, realtà, in realtà il nostro compito principale è quello dicevo, della prevenzione. Quindi noi abbiamo come arma primaria è, è quella dei bilanci di salute, che sono dei bilanci uh, di salute che, uh, cadenzati a seconda dell'età. E che, noi, che noi periodicamente eh, facciamo e ne, durante i quali noi valutiamo lo sviluppo psicomotorio del bambino insieme a tutte altre problematiche che si possono affacciare. È possibile secondo lei identificare dei servizi che possono essere tradizionali? Ma che intende per i servizi? Sì, intendo che al di là uh, del periodo Covid, lei ha appena menzionato i servizi come la psicomotricità. Esistono dei servizi simili o no? No, vabbè, sì, noi dobbiamo vedere lo sviluppo psicomotorio nel, nell'insieme, quindi noi facciamo essenzialmente una medicina olistica del bambino, quindi diciamo che io mi, mi definisco ancora adesso come un, il, il medico interno del, del bambino, perché diciamo che anche la, la, il, la medicina dell'adulto ormai si è talmente... Realizzata che ehm, forse manca quella, quella figura eh, eroica che io definisco del passato, del medico interno no? del, della medicina interna che vedeva un po' tutto, tutto l'insieme eh, del corpo umano. E noi, io mi, noi ci definiamo ancora dei medici interni del bambino, cioè noi abbiamo una visione olistica e, e insieme a questo dobbiamo oh, conoscere come lei eh, può immaginare tutte le specialità, dobbiamo includere tutte le specialità che vanno dalla neurologia, dalla, eh, dalla psichiatria, dall'ortopedia, dalla pneumologia, eccetera, eccetera. Quindi eh, sapere un po' di tutto e quindi valutare nel, nel, nel suo insieme eh, lo, lo sviluppo, e la, eh, lo sviluppo eh, del bambino, quindi valutarlo anche nella crescita oxologica, eccetera, eccetera. Se dovesse darmi una definizione di medico, cosa mi direbbe? E soprattutto, crede che sia semplice definire questa professione? Mm, vabbè, una volta si diceva che la, la, il medico era un missionario, no? eh, lo si fa per, per, per missione, è una missione. E oggi credo che questo termine sia un po' in disuso eh, per, per, per molti fattori che non sto qui a dirle perché sarebbe, sarebbe lungo, lungo elencarli. Eh, però ehm, al, di là, al di là della, della missione io posso, posso dirle le cose che non, che, che non vorrei eh, come definizione del medico. Cioè il medico burocrate, ecco perché noi purtroppo ehm, con, con il discorso se ne è già parlato ampiamente. Certo, non sono io ad, ad, ad identificarla questa cosa. Però eh, sicuramente per quanto riguarda la, 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 la medicina in generale eh, si, è cercato, eh, si, è, si è cercato di, eh, diciamo, um, farlo diventare un'azienda, quindi aziendalizzare diciamo, la sanità. E questa non è una cosa che è andata, che ha funzionato molto bene. E, e quindi ehm, io, di questo, io di questo sono molto rammaricata. Questo è un primo aspetto: l'aziendalizzazione, diciamo, che si è avuta sia negli ospedali, sia nel territorio. Ma la seconda, il secondo aspetto che a me sta molto a cuore è quello della, ehm, della sanità uguale. In tutta, in tutta Italia. Cioè, il fatto che hanno regionalizzato la sanità questo fatto è un fatto estremamente negativo. Cioè, hanno cercato di mettere, di mettere una pezza alle, a tutti eh, diciamo, le, 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 eh, gli sprechi che si, eh, che si erano avuti in passato proprio sulla sanità, eh, cercando di responsabilizzare le regioni. Ma questo non ha fatto altro che creare eh, tante piccole realtà sanitarie che non vanno assolutamente bene. Questa cosa è venuta fuori in maniera molto più eh, prepotente con, con, il, con la pandemia, cioè si è visto che questa cosa non funziona assolutamente. Questo è proprio il punto su cui vorrei soffermarmi, qual è l'era Covid. In che modo il SARS-CoV o il Covid-19 ha cambiato le priorità della pediatria e quindi quali sono gli obiettivi che ci si prefissa quando si occupa un ruolo così importante, anche rappresentando nel suo caso specifico un'intera categoria? Eh, allora, eh, quello che ha creato il, il, il Covid purtroppo eh, lo stiamo vedendo eh, in maniera altalenante perché noi abbiamo avuto una prima ondata che ha creato un panico totale, diciamo anche tra gli operatori sanitari, c'era un grosso panico, per cui c'è stata, anche se noi non abbiamo mai smesso di lavorare, cioè noi siamo stati sempre presenti all'interno dei nostri ambulatori, però ovviamente le persone non venivano perché eh, avevano un grosso, grosso timore. Poi c'è stata la riapertura e questa riapertura diciamo che ha focalizzato per l'80% delle visite eh, sull'aspetto eh, infettivologico, quindi sul, sull'aspetto tutti i sintomi che potessero poi eh, raccordarsi al, all'episodio Covid. E, quindi l, diciamo tralasciando tra virgolette anche quello che è l'aspetto che le dicevo prima, che è prioritario della pediatria territoriale, e cioè quello della, della prevenzione e quindi anche l'aspetto legale legato alla, ai bilanci di salute. Ecco, quindi si sono avute sicuramente delle riduzioni da questo punto di vista. In generale qual è l'impatto che l'epidemia ha avuto eh, nelle famiglie con bambini secondo lei e soprattutto qual è stato l'impatto all'interno delle scuole con la diffusione dell'epidemia? Eh, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Allora noi dobbiamo dividerlo però in due fasi sempre, io continuo a dirlo perché una cosa è il lockdown, il primo lockdown che abbiamo avuto, il secondo diciamo che è un lockdown anche questo molto a macchia di leopardo, per cui non è un fatto generalizzato, ma primo, nel primo lockdown eh, diciamo che è stato nazionale, eh, paradossalmente, paradossalmente, questo lo dico con i dati di fatto perché noi come società scientifica abbiamo fatto, abbiamo, uh, fatto un... Um, un questionario eh, una survey in particolare eh, tra tutti i nostri i, i nostri soci eccetera eccetera tutti i pediatri eh, in particolare siccome siamo dotati di uno strumento eh, che si chiama Pediatotem che eh, ci permette di eh, interagire interfacciarci con i nostri genitori eh, attraverso un'app eh, e quindi abbiamo abbiamo mandato a tutti i genitori un questionario proprio su delle domande specifiche riguardo, eh, riguardo alla, situazione, alla situazione come vivevano ehm, il periodo del lockdown i bambini com'erano qu quanto tempo dormivano eh, se avevano delle insomma ehm, vari, varie domande e in questa prima fase eh, devo dire che eh, questa cosa che è stata fatta poi a maggio cioè tutto il, è stato raccolto il tutto eh, verso maggio eh, del 2020 è venuto fuori un quadro non negativo, non esclusiva, non, non totalmente negativo del lockdown, ma è venuto fuori un quadro che eh, non ha fatto altro che riavvicinare in, in, in generale, eh, eh, ricongiungere le famiglie, avere eh, le persone che hanno subito... Ehm, hanno subito capito eh, specialmente alcuni genitori che hanno subito capito eh, che la, la situazione si prolungava si sono organizzati e quindi hanno creato un rapporto ed una eh, diciamo una, una comunione ancora più, eh, più insita, più, più stretta con i propri figli, cosa che prima con, con la vita moderna che abbiamo specialmente eh, anche se come percentualmente ne, qui in Meridione non abbiamo la stessa percentuale di donne che lavorano come quella del nord, però abbiamo sicuramente un 40 di mamme. Che lavorano ovviamente, mamme che lavorano, papà che lavorano. Cioè, si, eh, si lasciava spesso ai nonni e quindi i bambini erano, erano spesso vivevano poco la, la socialità familiare. E invece, da questo è venuto fuori questo, questo discorso là, che molti bambini erano contenti perché i, perché i genitori giocavano di più, con, dedicavano più tempo ai bambini ed erano più eh, ed erano contenti. Quindi, io direi che tra i vari aspetti. Ehm, negativi forse in questo primo lockdown non c'è stato questa grossa questa grossa negatività e il discorso è venuto fuori con il prolungarsi e il, la cosa più importante è, ehm, è, è l'aspetto scolastico che, che adesso comincia a pesare comincia a pesare perché lo vedo tra i miei assistiti mi confronto con i miei colleghi e anche loro hanno questa questa visione e infatti noi ci proponiamo di ripetere le stesse domande, le stesse domande eh, fare un nuovo questionario e vedere che cosa è cambiato tra, eh, a distanza di un anno. Di questo non le posso dire ancora niente perché non è stato ancora. Da questo punto di vista, nella crescita di un bambino, quanto l'assenza di un contatto con i coetanei può inficiare nella crescita di un bambino? Io, io, a seconda delle, delle, delle fasce d'età eh, può essere più o meno grave. Eh, diciamo che ci sono, um, dalla, dalla mia piccola osservazione, diciamo, ci sono i bambini che non, ha, non sono mai stati scolarizzati, che si sarebbero dovuti scolarizzare in quest'anno, che hanno eh, in percentuale, hanno avuto delle, diciamo, non delle evoluzioni eh, come, come si dovrebbe, ma, ma sono state, ci sono state delle evoluzioni molto lente e in alcuni casi delle regressioni. Mi spiego, dei bambini che dal punto di vista linguistico eh, di tre anni e mezzo potevano, con la, la scuola, con la scuola hanno la possibilità di essere stimolati ancora di più, eccetera, avere contatto con gli altri bambini, il confronto, la relazione. Eh, questo li ha, li ha portati sicuramente a chiudersi ancora di più. E, e Mi riferisco anche in particolare, oltre a questo qua, per la relazione invece i bambini della prima elementare. Pensi che ci sono intere scuole, intere classi che... Mh... Uh, si sono visti per una settimana, per due settimane, e insomma, poi a seconda dei comuni, uh, perché poi all'interno de della stessa Italia ci sono le regioni, e all'interno delle regioni ci sono i vari comuni, che ogni sindaco poi uh, uh, insomma, uh, uh, si adopera uh, con, con dei decreti e con delle, con delle circolari. Insomma. quindi voglio dire, uh, ci, sono, ci sono varie realtà. Dottoressa, avrei una curiosità personale, perché nella prima ondata eh, i bambini erano diciamo i meno toccati eh, tra virgolette da questo eh, virus? Vabbè, si, si è visto perché per la propria, per la propria mh, innanzitutto si è dato eh, di, questo, di, questa, eh, di questa problematica, eh, molti eh, virologi hanno addotto al fatto che essendo stati plurivaccinati, eh, come dal punto di vista del sistema immunitario sono stati molto più stimolati. E in più per la, per la, per la presenza del famoso ACE, no? che, che stimola poi la, la cascata, eh, che nei bambini è, è sicuramente uno, uno, una, un, fattore, un fattore favorente. Sicuramente sono stati questi i, i motivi. Nell'ultimo periodo invece si è parlato proprio di bambini a unturi. Uh, qual è la sua opinione al riguardo? È un termine bruttissimo, però purtroppo è diffuso. Ma non è soltanto in questi ultimi giorni. Noi consideriamo che per, la, per il passato, noi dobbiamo sempre tenere presente che il fatto che eh, c'è stato il lockdown ha creato, eh, con la chiusura totale, totale delle scuole, ovviamente i bambini rimanevano, rimanevano in casa, quindi sono stati molto più protetti e quindi meno esposti. Eh, essere un tori significa andare, entrare in contatto con il virus e quindi trasmetterlo. Se io non esco e non, non, so, non, 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 non sono in contatto con il virus, non posso essere neanche un tori né posso essere una persona che, eh, eh, che può... Um, trasferire il virus ad altre persone. In questo momento, poi c'è stato la, non ci dimentichiamo che poi d'estate c'è stata l'apertura totale, per cui al di là del al di là infatti quelli che sono stati additati eh, la categoria che è stata additata come untore, sono stati sicuramente i giovani adolescenti, cioè quelli che tornavano dalle vacanze e che hanno poi eh, almeno per quanto riguarda la regione Campania è stato questo un po' eh, il 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 la parte la le, le persone persone che hanno poi cominciato ad, ad essere additati come untori, tra virgolette. Adesso cos'è successo? Si sono riaperte le scuole e mh, i bambini, ehm, essendo asintomatici, essendo mh, parzialmente, eh, tota non totalmente ma insomma nella gran parte, eh, nella gran percentuale dei casi asintomatici chiaramente eh, è difficile da individuare eh, come persone eh, portatrici del virus e quindi automaticamente sono stati additati come untori ma non è così eh, quindi mh, cioè, voglio dire ma è, è un, un fatto esclusivamente semplicistico puoi dire questo Ci sono giusto. tanti fattori, purtroppo, questa è una, eh, eh, altrimenti non sarebbe una pandemia, purtroppo. Ci fermiamo giusto qualche minuto per un po' di pubblicità e poi ritorniamo sempre qui a Focus Sanità. Teleprima, canale 91 del Digitale Terrezza e streaming su www.teleprima.it ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e, e alle 21. Ma non solo pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata, con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a chiocciolateleprima.it Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla campagna. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notix, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. ritrovati cari telespettatori, ci siamo ehm, occupati questa sera e ci stiamo occupando nello specifico di eh, bambini. Abbiamo visto come, eh, grazie alla dottoressa Giuliano, che è in collegamento, eh, la problematica della pediatria è una delle problematiche più comuni interessate proprio nell'ultimo periodo dal Covid. Quindi proseguiamo adesso con le nostre domande alla dottoressa Giuliano. Eh, dottoressa Abbiamo parlato della situazione sanitaria regionale. Si eh, ritiene soddisfatta dei provvedimenti che sono stati presi dal governo per migliorare o addirittura potenziare l'assistenza territoriale? Um... Allora, io credo, io, do delle io non sono totalmente soddisfatta, ma questa insoddisfazione do sicuramente delle attenuanti. Cioè essere investiti da una pandemia, eh, da una pandemia e quindi da, un, da, uno, da, 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 da una tragedia come questa, che è mondiale, chiaramente eh, le persone, eh, cioè anche il governo si è trovato totalmente eh, impreparato a tutto questo. Quindi, delle attenuanti gliele do, ma gliele do nel, nella prima fase. Nella seconda fase io non, non riesco a trovare delle attenuanti da questo punto di vista. Noi come società scientifica abbiamo um, eh, fatto delle proposte relative, relative a ciò, cioè per poter, cominciare, eh, e per poter cominciare un anno scolastico, mi riferisco a, a, a settembre, eh, un anno scolastico che sia eh, il più mh, potenzialmente meno invasivo eh, di quello che poteva che poteva sembrare, avevamo proposto delle USCAP, cioè invece delle USCA ehm, generiche fare delle USCA pediatriche. Qualche, eh, qualche collega pediatra eh, mi ha anche fatto l'opposizione dicendo ma i pediatri già sono pochi, come si fa a fare una cosa del genere? Però come, come è stato fatto per le USCA normali, cioè nelle USCA... Mh, nelle USCA sono stati ehm, diciamo, arruolati anche giovani medici eh, che erano al primo anno di specializzazione con dei contratti, eccetera. Però avere un contatto ehm, con, con i pediatri, cioè con i bambini, è un mondo totalmente diverso, io credo. Quindi, come noi non ci possiamo. Rapportare ormai, cioè, se lei mi chiede è chiaro che sono sempre un medico e ho sempre delle, delle, delle verifiche da questo punto di vista, ma se lei eh, mi chiede di eh, rapportarmi con un adulto, mi diventa proprio difficile, cioè, la, la relazione diventa. Totalmente difficile eh, perché? perché sono abituata a relazionarmi con le mamme in particolare ma soprattutto con il bambino perché io penso che dai 5-6 anni bisogna parlare direttamente con il bambino per avere una compliance molto più fattiva di tutto quello che noi gli facciamo, dalle vaccinazioni alla, alla terapia, altrimenti il bambino non è un essere avulso, il bambino è un essere pensante che, che, noi, pensiamo, che, che noi adulti ne pensiamo. Da questo punto di vista si è sviluppata una dipendenza maggiore da parte dei genitori, delle mamme nei vostri confronti? Uh, sì. Mm, mm, ripeto eh, già la dipendenza c'è già di base perché, eh, specialmente per le primipare cioè per le, per, le, per, le mamme, per le mamme che sono mamme per la prima volta, ovviamente si vede una totale differenza tra il, la mamma che ha partorito per la prima volta e già con la secondo terzo figlio già eh, diventa molto più, <ride> più easy tutto, tutto, tutto il percorso. E, e quindi la dipendenza c'è, c'è cioè la dipendenza già di base. Perché eh, e come, come lo devo far coricare e come lo devo vestire, insomma, insomma dalla A alla Z c'è una dipendenza. In questo caso eh, si è raddoppiato il tutto perché eh, ovviamente, se prima il raffreddore eh, in alcuni casi poteva essere banale, poteva rappresentare una, una semplice forma di raffreddamento, adesso ovviamente uh, si tende subito ad enfatizzare e a creare questa situazione eh, che possa essere rapportata poi al COVID. E quindi la dipendenza c'è sicuramente. Beh, credo sia assolutamente normale, insomma, soprattutto per le primipare. Per quanto riguarda invece gli strumenti di cui la pediatria usufruisce, nel passato c'è stata una comunicazione con gli organi di competenza e soprattutto questa comunicazione al giorno d'oggi esiste ancora o no? Allora, io ehm, vabbè, voglio ritornare un attimo indietro alla domanda che lei mi ha fatto, se tutti i criteri intrapresi dal, dal governo centrale mi, mi hanno soddisfatto. Purtroppo tutto viene poi rapportato a catena, eh, a catena discendente e quindi da lì arriva alle regioni, dalle regioni arriva alle ASL, dalle ASL arriva agli stretti. Cioè, lei capisce che dopo tutti questi passaggi ci sono delle situazioni virtuali nelle quali anche il distretto stesso funziona in maniera perfetta e anche se perfettibile però eh, ci sono situazioni nelle quali ehm, noi ci troviamo un pochettino eh, ecco ehm, spaesati e sfalsati perché rispetto al, 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 al nostro punto di riferimento perché dal territorio il nostro primo riferimento è il distretto ok e quindi io lamento questo lamento una, una, una ridotta comunicazione che c'è sempre stata ma si è acuita ancora di più um, durante durante l'epidemia in questo in, in, nel corso dell'epidemia quindi noi dovremo fare tesoro di questo per cercare di, ehm, di Ehm, ridurre il gap che c'è sempre stato tra, eh, di comunicazione tra noi e il, e il terzo livello e il, eh, sicuramente è il distretto, però poi con il secondo e col terzo livello, cioè mi riferisco agli ospedali zonali e poi al terzo livello quelli, eh, quelli là e quindi eh, chiaramente è, impor è importante ed è fondamentale la comunicazione. Gli strumenti che noi abbiamo quali sono? Innanzitutto eh, oggi una volta, io quando ho cominciato eh, 25 anni, 30 anni fa, praticamente forse ho esagerato perché così sembra. <ride> e, e no, quando ho cominciato io diciamo non c'erano molti mezzi di comunicazione. Diventava difficile anche fare un fax, mi creda, perché quando, uh, quando c'è una malattia infettiva in atto uh, tu devi fare una uh, comunicazione perché bisogna comunicarla. E anche comunicare con un fax diventava difficile. Adesso oggi abbiamo... Tanti mezzi per comunicare, eh, e nonostante questo continuiamo ad avere, ad avere un gap comunicativo che è, che è, che è eh, la base, credo, di tutti, ehm, eh, non di tutti, ma gran parte dei mali che poi eh, ci attanagliano un pochettino sotto tutti i punti di vista. Vorrei chiederle: mh, esistono diverse tipologie di vaccini? Abbiamo visto il TAKIS, c'è la polemica su AstraZeneca. Questi vaccini possono essere adatti ad un bambino o meno? Allora, io non sono la persona giusta per dirla. Io mh, continuo a dire che, nonostante il fatto che siamo medici, però no, questo non ci, eh, non ci dà il diritto di esprimere eh, delle considerazioni e delle, ehm, diciamo, e delle idee su, su cose che non conosciamo bene. Allora, se lei considera che questa è una cosa nuova, cioè la pandemia è una pandemia, è una malattia eh, nuova, di cui noi veramente non conosciamo. Io, io stessa mi sono vaccinata, ho fatto le due dosi, ho fatto il, il vaccino Pfizer eh, e ancora adesso, io adesso farò eh, la valutazione eh, degli anticorpi per vedere eh, la, la percentuale di anticorpi, come, come ha reagito la vaccinazione sul mio, sul mio corpo. Però noi non sappiamo tra, tra un anno, tra due anni. Non sappiamo se questo dovrà diventare come la vaccinazione anti influenzale Ci sono tante voci, però ognuno esprime il proprio parere. Io, io mi, io, eh, mi ehm, cerco di affidarmi alle persone, che, agli infettivologi, che anche se ultimamente, diciamo, con la loro presenza mediatica hanno esagerato un po', e quello che mi è dispiaciuto molto anche la, la voce discordante di alcuni di loro che hanno creato grossa confusione è, è nella popolazione. E questo lo vediamo se, tutti i giorni perché le, le mamme, i papà ci chiedono eh, delle, delle spiegazioni in merito e sono, sono molto eh, disorientati tutti quanti da questo punto di vista. Quindi questo un po' mi dispiace, però eh, credo che eh, tutti i vaccini, dobbiamo avere fiducia. Eh, innanzitutto dobbiamo partire da un concetto che dobbiamo avere fiducia della, della sanità, eh, della nostra sanità, che è un'ottima sanità. Se lei considera che, eh, in particolare, noi come categoria esistiamo solo in Italia, cioè i medici di, med di pediatri di famiglia esistono come, come categoria e come struttura organicistica, diciamo solo in Italia, neanche in Europa non esiste la figura del medico del, del pediatra di famiglia. E quindi, già, questa è una cosa importantissima, non perché voglio fare eh, una <ride> spezzare una lancia alla mia categoria assolutamente, ma credo che sia fondamentale avere sul territorio eh, dei pediatri, quindi delle dei professionisti specializzati in questo campo che eh, prevengono, cercano di prevenire e quindi di fare azioni di prevenzione eh, in età pediatrica. E questo significa avere dei bambini dei bambini curati bene, significa avere degli adulti sani un domani, perché la nostra azione è anche quella della prevenzione dell'obesità, la prevenzione delle malattie cardiovascolari, la prevenzione delle malattie eh, delle ossa, e, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, significa anche portare avanti un discorso di un adulto eh, più sano domani. Passiamo invece adesso alla Simpe. Um, per quanto riguarda il modello organizzativo, può illustrarci brevemente uh, qual è e di cosa si occupa? Allora, la, la Simpe, io lo accennavo poco fa, che è una, è una società eh, scientifica essenzialmente, non è un sindacato perché inizialmente si era, eh, si era fatto un po' di confusione su questo aspetto. Eh, quindi noi non, non ci sostituiamo al sindacato, diamo delle secondo eh, de, de, eh, diamo, diciamo, eh, diamo delle indicazioni che possono servire poi anche al sindacato per andare poi a, eh, nei tavoli contrattuali ovviamente. Una di queste è stata quella, quella dell'idea della USPED, eh, cioè quindi l'USCA pediatrica che poteva essere uno, uno strumento nelle nostre mani di prevenzione facendo i tamponi antigenici rapidi. Queste cose sono state fatte, ma sono state fatte molte a macchia di leopardo, secondo me eh, creando poi un po' di scompiglio nella popolazione, un uno spreco, secondo il mio parere, uno spreco di, di, di denaro e, e quindi non è stata fatta una cosa organica. Ritornando alla Simpe, eh, che cos'è? Lavorando sul territorio noi cerchiamo di... Eh, praticamente di eh, fare tre, tre eh, funzioni mh, principali. Il primo di cercare di creare eh, dei professionisti che facciano delle, delle diagnosi corrette, delle diagnosi il, il più precoci possibile. E tre, di saper indirizzare, eh, una volta fatto il sospetto posto, il sospetto diagnostico, anche quello di indirizzare eh, nei posti giusti. Questo mi riferisco ad alcuni tipi di malattie sulle quali ci stiamo molto, eh, molto battendo e sono ma le malattie rare, in particolare le malattie neuromuscolari. Tanto è vero che noi come società scientifica eh, stiamo portando avanti un, una, un progetto che è uno screening delle malattie neuromuscolari. Muscolari fatte nel nostro ambulatorio, cioè tutti i bambini che vanno che nascono nei eh, punti, eh, punti nascita vengono sottoposti ad uno screening che è uno screening eh, multimetabolico, diciamo, eh, più di 11 malattie. In tutto in questo non c'è eh, la valutazione dello screening delle malattie neuromuscolari. Allora, noi stiamo facendo questo progetto pilota in collaborazione con un lab, il laboratorio del professor Angeloni del, dell'Università di Roma dell'università la, la Sapienza di Roma e mh, attraverso questa uh, puntura del tallone, quindi con un pungidito, raccogliamo delle goccine di sangue Sem ovviamente uh, dopo aver fatto il consenso informato e dopo aver avuto l'assenso uh, consenso del, dei genitori, uh, raccogliamo questo sangue su un, ca su una ca un cartoncino di, di carta bibula e uh, dopo averlo cioè dopo aver riempito uh, il consenso e aver riempito alcune, alcune notizie basi sul, sul bambino, viene eh, inviato al laboratorio e il laboratorio farà un primo screening. Questo viene fatto a tutti i bambini eh, nuovi nati maschi. Siamo 24 in Campania, è, uno, è, uno, è un progetto pilota che è partito eh, dalla Campania, quindi come capofila la Campania, e eh, ha coinvolto anche alcuni pediatri del, del Lazio. Quindi ehm, eh, questo, questo progetto avrà durata di un anno e, e quindi vedremo alla fine di quest'anno se noi riusciremo ad individuare anche in soggetti che non hanno sintomi particolari, che non hanno particolari sintomi di ipotonia che si possono rapportare a questo tipo di patologie, se da questo eh, in maniera precoce possiamo individuare anche fare una, diagnosi, fare una diagnosi, perché oggi, come oggi, in alcune malattie, mi riferisco alla Duchenne e mi riferisco ad, anche ad altre malattie come l'asma, eccetera, eh, se noi facciamo quanto più precocemente facciamo la diagnosi, noi abbiamo delle, delle armi terapeutiche che possono rallentare in alcuni casi anche eh, stoppare la malattia. Okay. Questo è un aspetto: diciamo, questo è un aspetto legato proprio alla società scientifica, però eh, noi eh, organizziamo corsi, quindi siamo, mh, facciamo molti corsi e congressi di informazione, ma soprattutto di formazione. La formazione è quella di eh, il nostro obiettivo principale è quello di ridurre gli invii inutili mi riferisco per esempio ad un ad un, ad un neo che eh, dal punto di vista dermatologico quindi abbiamo fatto anche dei corsi sulla dermatoscopia eccetera eccetera se un se abbiamo una piccola lesione che noi possiamo lesioni dermatologiche dermatiti atopiche eh, ustioni di primo e secondo grado che possiamo seguire all'interno del nostro ambulatorio noi evitiamo di mandarli di, di far spostare gente inutilmente e di mandarli al terzo livello ed intasare le, le, le liste di attesa e questo e questo sicuramente è, una, è uno degli obiettivi che ci poniamo. L'ultima domanda. Vabbè, perché... poi ce ne sarebbero tanti, vabbè, ma do, prenderemo troppo tempo. Mi dica. <ride> Prometto, dottoressa, l'ultima domanda. Um, vorrei sapere se ci sono dei progetti futuri per l'organizzazione, per la Simpe. Eh, io ho spoilerato un po' il progetto futuro è proprio uno di questi è proprio oh. il, 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 questo screening che, al quale io ci tengo particolarmente perché questo è, una, è, una, è un progetto e quindi uno, 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 uno screening che qualifica la nostra professionalità cioè, eh, e dimostriamo anche che Uh, essendo tutti medici sperimentatori, perché noi ci siamo, uh, siamo tutti iscritti alla, an, um, ad, uh, ad un, uh, in regione come medici sperimentatori, possiamo anche con la mole di pazienti che abbiamo, possiamo anche uh, essere, uh, aiutare diciamo, la ricerca scientifica da questo punto di vista. Bene, grazie dottoressa per aver risposto a tutte le domande che le ho posto in maniera eh, ovviamente eh, professionale ma allo stesso tempo molto eh, aperta anche alle diverse, eh, ai diversi punti di vista, soprattutto dando anche la possibilità a chi è a casa di eh, avere delle delucidazioni in merito. Io vi ringrazio per averci seguito e ringrazio la dottoressa Giuliano e vi do appuntamento la settimana prossima. Arrivederci.